Tu non sarai mai sola, non basta una sconfitta per scalfire l'animo colmo d'orgoglio dei biancocelesti. La musica ha risuonato, i cuori stanno vibrando, lo spettacolo è pronto per prendere vita. Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio e Fiorentina, si torna a casa. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match, tutta la Lazio praticamente nell'area di Drongoski. Va Luis Alberto, pallone dentro, c'è Caicedo che colpisce di testa e mette la palla sul fondo, davvero un peccato. Ancora Ribéry, Lazzari ha letto bene ma fatto il tempo è sbagliato. Poi il tiro in porta col sinistro di Dalbert, palla che finisce fuori con deviazione, calcio d'angolo. Sempre tensione, ancora un numero incredibile della Fiorentina, anche un po' casuale. Poi Ribéry, sul versante di sinistra, prova ad accentrarsi. Poi cerca il fondo, ancora Ribéry, sempre Ribéry! E gol di Ribéry, un gol incredibile da parte di Fran Ribéry, in mezzo a tre, fatto quello che ha voluto al 25esimo, Fiorentina in vantaggio. Acerbi, Milinkovic, anche Bastos, palla in aria, intanto miracolo di Drongoski! Va Lazzari, il cross in area per Caicedo, palla sul fondo, altra occasione? Va da Luis Alberto, imbucata per Immobile, Immobile! E no, non ci credo, ma con fuorigioco, con il fuorigioco, con il fuorigioco di Bastos. E dunque il fischio dell'arbitro Fabbri, 1-0 per la Fiorentina a fine primo tempo, la Lazio è sotto, occhio nel frattempo alla Fiorentina, pallone per Castrovilli, subito in azione, ancora Castrovilli, stracoscia, un miracolo e poi da un passo. Perde il tempo Lirola, Ribéry di testa, intelligente il compagno da parte però di Radu, poi ancora Fiorentina, il tiro a giro, traversa clamorosa. E poi Lazio che se la cava, è stato Gezal a tirare in porta, ancora Lazzari, punta il diretto avversario, ancora Lazzari, cerca il tiro in porta Lazzari, una buona occasione, se non altro per cercare di dettare il ritmo. Pronto Luis Alberto, palla in area, toccato anche Radu. Poi in qualche modo c'è il tiro in porta, deviazione di Drongoski sul tiro di Gioni. Lazio vicinissima al pareggio al 19esimo della ripresa. Cross in area verso Caicedo, attenzione, Caicedo finisce a terra, calcio di rigore e forse anche provvedimento per Drongoski che poi gira al largo. Fabbri fatto liberare interamente l'area di rigore e adesso fischia, parte Immobile, Immobile per l'1-1, 28esimo centro di campionato per Ciro Immobile, 11esimo rigore, 1-1, Luis Alberto dentro verso Lazzari, area di rigore, c'è spazio ancora per il cross sul secondo palo e Immobile non trova la porta, vediamo la toccata. Secondo Immobile ha toccata un giocatore della Fiorentina, Patrick. Alla centrale Luis Alberto, gran numero, grande accelerata su Badel. Ancora Luis Alberto, ha cercato Correa, poi ancora Luis Alberto! Luis Alberto! 2-1! 2-1 Luis Alberto! Eccolo qua! E scatta anche Inzaghi all'83esimo. Inzaghi dentro con tutta la panchina. Vogliono abbracciare Luis Alberto. Una magia del mago. Nel momento più importante della partita. È scattato anche Lotito, volendo andare in campo anche lui. C'è un giocatore a terra della Lazio. È caduto a terra un giocatore della Lazio. Si tratta di Patrick. Contatto con Vlahovic. Vediamo. Boom. Mamma mia. C'è poco spazio per i dubbi. Rosso per Vlahovic, non una gran pensata del giocatore serbo. Controlla Venuti, c'è anche Inzaghi in marcatura, poi Milinkovic mette giù il pallone ma c'è il fallo contro la Lazio. Inzaghi entra in campo per dare indicazione a Milinkovic. Intanto che succede? Rosso a Inzaghi. Ma perché? Fabbri ha cacciato Inzaghi. Adesso la linea difensiva, la Fiorentina è scoperta, è finita! È finita! La Lazio ha vinto contro la Fiorentina per 2-1.